Siamo arrivati alla prima giornata di ritorno della regular season per quanto riguarda il girone A della Serie C maschile regionale. Il programma vede nella serata di venerdì tre confronti, uno solo nella giornata di domenica, nel tardo pomeriggio di domenica, i rimanenti nella serata di sabato. Come sempre però vi ricordiamo di fare riferimento alla home page di canecaccia.com per risultati, tabellini, classifiche, aggiornamenti in tempo pressoché reale, nonché per sapere dove sono, scusatemi, nel prossimo fine settimana le telecamere di canecaccia.tv. Partiamo quindi con l'analisi di questo primo turno d'andata e iniziamo con le partite del venerdì sera, alle ore 21 presso la palestra di Via Rovetta a Verolanova, la LIC Sassa Veronese, undicesima, 6 vittorie, 9 sconfitte, un bilancio che parla di una sola vittoria nelle ultime 4 gare disputate, affronta l'RB Recuperi Blu Orovica Bergamo, penultima della classe, 5 vittorie, 10 sconfitte, ed un bilancio però che parla di due sole vittorie nelle ultime 9 gare disputate. Invece d'andata, lo ricordiamo, si concluse con il risultato di 6-1-6-4 in favore della formazione ospite veronese, che in questa occasione, lo ricordiamo, non ha più in organico Coppi e De Lillo, è confermato nei 10 fornasari. Per quanto riguarda Blu Orobica, è previsto il rientro di Bassi, mentre sono ancora out gli infortunati Donadoni e Silva. Andiamo allora alle ore 21 presso il Palantonietti di via Paolo VI ad Iseo, per il confronto tra Argom Basket Iseo ed Happy Sanse Basket Cremona. Ricordiamo che l'andata si concluse 7-4-7-8 in favore della formazione iseana. Iseo che è secondo, 11 vittorie e 4 sconfitte, con un bilancio di 3 successi nelle ultime 5 gare disputate, opposto a un Happy Sanse Basket che è quinta, 9 vittorie e 6 sconfitte, ma ha un bilancio di 4 sconfitte nelle ultime 7 gare disputate. Per quanto riguarda la formazione di casa, è certo il forfè di Oldrati, è in dubbio anche Caramatti, che però potrebbe essere recuperato almeno in extremis. Per quanto riguarda invece l'Happy Sanse Basket, Coach Riboldi ci ha confermato che sono tutti disponibili. Settimana scorsa non erano stati inseriti in formazione Lorenzo Cocchi e Frigerio. Andiamo alle ore 21:15 presso la palestra di Via Cavalli a Romano di Lombardia per il confronto tra Evoluto Romano Basket e Centro Maglias Arezzo, invece che all'andata vide la formazione bresciana imporsi per 79-59. Nella formazione di casa, da due giornate allenata da Mauro Colonnello, e che presenta un bilancio di 5 vittorie e 10 sconfitte per la dodicesima piazza provvisoria, l'acciaccato Gritti farà posto a Duiella, e ancora out Malgarini, mentre ci sarà il ballottaggio per l'ultimo posto tra gli under Costelli e Nozza. Per quanto riguarda invece il centro maglia Sarezzo, che ricordiamo è sesto con 8 vittorie e 7 sconfitte ma 3 successi nelle ultime 4 gare disputate, Coach Saputo ci ha comunicato che sarà indisponibile Tognazzi. Andiamo ora alle gare del sabato e partiamo con le ore 21 con la palestra di via Gramsci a Porto Mantovano per il confronto tra il Basket Bancole, ultimo della classe, 2 vittorie, 13 sconfitte, opposto al Dimi di Sima Nervio dell'ex Stefano Trazzi, quarto della classe, 11 vittorie, 4 sconfitte, ed un record provvisorio che parla di 6 vittorie nelle ultime 8 gare disputate. Per quanto riguarda la formazione di casa, che ricordiamo fu sconfitta 91-80 nel match d'esordio d'andata, è ancora da verificare l'eventuale rientro di Mantovani e Battocchi. Per quanto riguarda invece il Manerbio, sicuramente non sarà della partita Riccardo Bodini, in dubbio Siri Pranzi. Andiamo ora alle ore 21 presso la palestra di via Parma ad Asola per il confronto tra Lady Leaf Tomasi Lions Asola ed XXL Bergamo. Match d'andata che si conclude 6-5-5-6 per la formazione bergamasca. Ricordiamo che tra i padroni di casa, che sono attualmente terzi con il bilancio di 11 vittorie e 4 sconfitte,
con invece, ricordiamo, ci sono una sola vittoria nelle ultime quattro gare disputate. Ricordiamo che non saranno nella partita gli infortunati Coluccia ed Andreoli, è in dubbio Lanfredi mentre rientra Lanfranchi. Per quanto riguarda l'XXL, che dopo le dimissioni per gravi motivi familiari di Alberto Galli verrà ancora affidata per questa occasione alla coppia degli assistenti Trapletti e Bonfanti, non sarà nella partita il playmaker Caffi alle prese con problemi muscolari. Ci sarà quindi spazio di formazione per gli under Capelli, Frigeni, Minò, Sartori e Sironi. Andiamo ora alle ore 21 presso la palestra di via Mazzini a Molinetto di Mazzano per il confronto tra Ziglioli Arredamenti, New Best Basket Brescia e Persico Seriana Basket. Ricordiamo il confronto l'andata del palazzetto di Alzano, conclusosi sul 57-65 per la formazione bresciana. Bresciani che sono attualmente tredicesimi, 5 vittorie e 10 sconfitte, ma arrivano da 3 stop consecutivi. Coach Marinucci ci ha confermato che saranno ancora assenti Custodi e Roversi. Per quanto riguarda invece il Persico Superseriana, 9 in graduatoria, 7 vittorie, 8 sconfitte, ma un bilancio sicuramente positivo nelle ultime 6 giornate con 4 vittorie. Ricordiamo che Coach Malteca dovrà sicuramente fare a meno anche in questa occasione di Arizzi e Gregis, mentre è in dubbio la presenza di Comerio. Arriviamo all'ultimo match del sabato, che è quello delle ore 21, alla palestra di via dello stadio a Soresina, di fronte CMP Coperture Pizzighettone e Virtus Gorle, match che nel confronto d'andata si concluse 7-2-6-9 per la formazione gorlese. Per quanto riguarda la compagine di casa, attualmente decima, 7 vittorie e 8 sconfitte, un parziale di 4 successi nelle ultime 5 gare disputate, non sarà sicuramente nella partita Cipelletti, mentre bisognerà attendere l'esito del consulto medico in programma venerdì per sapere se sarà o meno nella partita Paione. Per quanto riguarda invece la Virtus Gorle, che è ottava, 8 vittorie e 7 sconfitte, ma 7 successi nelle ultime 8 gare disputate, ricordiamo che sono sicuramente out Prettato, out per il resto della stagione per l'infortunio al ginocchio, out invece per un problema alla caviglia, Ubiali, sarà quindi spazio nell'informazione agli under Guerini, Maccari, Dorini e Zucchetti. Nell'unico confronto della domenica, alle ore 18 presso il Palatermi di via Suardi a Trescore Balneario, l'Aurora Pallacanestro Trescore, 14esima, 5 vittorie, 10 sconfitte, ma un bilancio che parla di soltanto 2 vittorie nelle ultime 8 gare disputate, opposto alla capolista solitaria, Idrosanitaria Bonomi Virtus Lumezzane, 12 vittorie, 3 sconfitte, ma una striscia aperta di 5 affermazioni consecutive. Scusatemi, ricordiamo che il risultato del confronto d'andata alla Palasport di via Cefalonia a Lumezzane si concluse 8-8-6-9. Per quanto riguarda la formazione di casa, è pressoché scontato il rientro di Daniele Fracassetti, a fargli posto nei 10 sarà con ogni probabilità Plebani, non dovrebbero far parte della rotazione anche Rasa e Salvi, mentre le maglie under saranno ad appannaggio di Volis, Andreoletti, Valle e Tengattini. Per quanto riguarda i primi della classe, Coach Ammazzari ci ha comunicato che sarà in panchina, ma infortunato, Capitan Bertoli. È tutto per questa prima giornata di ritorno della regular season. Ricordiamo come sempre di fare riferimento alla homepage di calecalcio.com per risultati, classifiche, news e commenti, e soprattutto per sapere dove saranno nel prossimo fine settimana le telecamere di calecalcio.tv.